Ciao ragazzi, allora iniziamo bene questo 2022. Oggi vi porto in POV su Ottokar Vectio U, su quello di Tarcento, perché facciamo una salita dritta dritta Tarcento Pradielis, poi facciamo su il giro per Villanova delle Grotte e riscendiamo a Tarcento. L'avevo già portato in una diretta sul canale che poi per sbaglio ho eliminato un paio di settimane dopo quando ero a Forni Avoltri, che ci sono altri di questi. Io lo chiamo anche lo Spartano perché è un mezzo, guardate qua, tac, facile facile, ha tutto quel che serve, niente di più, nessun comfort in più, un po' piccolino, un po' anche la seduta non è particolarmente ampia e comoda, ma insomma il suo lo fa, dai, si porta su e giù. E ve lo racconterò meglio in una recensione apposita. Dai, ve lo mostro anche da fuori. Questo grosso modo al dentro, 10 metri, tac. Proprio al volo così lo riporterò sul canale. Me lo sono studiato un anno fa quando avevo fatto la diretta, ma non mi ricordo più cosa ho letto. Ottokar, tac. È un po' maculato già questo a causa dei eccolo qua. Immagino a causa dei vari cantieri, dei vari lavori in corso che si sono succeduti sulle linee che fa. Presumo che aspettino la fine di tutti questi lavori per poi portarlo in carrozzeria e dargli una sistemata definitiva. Guardate là come si presenta. Tac, tac, il logo Ottokar. Se non ricordo male, dovrebbe montare un motore MAN, ma non ne sono sicuro. Oh, non so perché mi dici. Sì.
Come ha fatto? Guarda qui. Eccoci qua, ragazzi. Allora, pensavo di fare un POV, ma dato che no buono. Si arriva, tornare, dai, che si arriva. Allora, fammi vedere. Dai, che c'è passo. Eccolo là, andato. Allora, una Volvo. Mi pare di conoscerla. Allora, eccoci qua, ragazzi. Pensavo di fare un POV e invece, come vedete, ho potuto togliere la mascherina e posso fare due chiacchiere con voi, dato che ho già scaricato tutti quelli che avevo a bordo. E adesso siamo quasi a Villanova Grotte. Questo è esattamente Micottis, una frazione del comune di Lusevera. E siamo a bordo, come vedete, dello Spartano. Vedete anche la strada qua alla mia sinistra, è tutta mangiata, tutta scavata perché hanno lavorato, e
o anche fa con questo turno, fa solitamente anche il giro a Sedilis sulla strada del Bernadia, che sicuramente i motociclisti conoscono perché di solito là si fa il raduno più grande in provincia di Udine invernale. Però ora, con i lavori in corso, non si va su poiché c'è un notevole restringimento della carreggiata, ci passano solo le auto. E io, giustamente, essendo tornato da 2 giorni nel gruppo che fa turni vari, non ho visto prima l'ordine di servizio, che appunto sopprime le corse. Con il turno sono partito verso Sedilis, per lo più a inizio della strada c'è un cartello che vieta l'accesso, però riporta la cifra sbagliata poiché vieta l'accesso ai mezzi più larghi di 2,70 m, e quindi ho detto bah, vabbè, 2,70 m con la corriera ci passo poiché siamo a 2,50 m. E invece è sbagliato pure il cartello, perché invece in realtà il restringimento è di 1,70 m, dunque solo le auto ci possono passare. Io sono arrivato al restringimento e ho avuto piene scatole a tornare indietro. Mi sono dovuto fare un po' di retromarcia, poi per fortuna sono riuscito a manovrare, a girarmi al limite in un ingresso, non so esattamente di cosa, ma proprio questione di centimetri che non ho toccato nulla né in retro né in avanti, perché veramente ho girato al centimetro, non so come sono riuscito a girarmi senza toccare nulla. Purtroppo capita spesso, devo farmi reinserire anche nel gruppo WhatsApp degli autisti che fanno questo tipo di turni, in modo da avere sotto mano sempre i vari ordini di servizio e non rischiare come oggi di andarmi a incastrare in postacci veramente infimi o in cantieri impossibili. Eccoci qua, qua siamo sul cocuzzoletto di Villa Nova Grotte e guardate che belle stradine facciamo con questo autocar. Bella Villa Nova Grotte, però meglio in moto, direi, anche perché quando si incrocia le auto come là sotto diventa effettivamente un problema passare. È vero che c'è qualche isola, no, tranquilli, la strada è vostra. Eccoli qua i ciclisti del sabato. Vi dicevo, sì, c'è qualche allargamento della carreggiata fatto apposta per eventuali incroci, però sì, per quanto piccola siamo sempre su una corriera, per cui abbiamo sì una buona visuale, abbiamo sì i sensori in retromarcia, però non è così scontato neanche passare in due qua, insomma. Potete vedere i residui di un po' di neve, se non sbaglio circa un mese fa c'è stata l'ultima precipitazione. Che inverno strano, in questi giorni sì è fresco, però cioè, con un tempo così poi anche la temperatura durante il giorno sale. Siamo praticamente a cavallo dei giorni della merla. Guardate qua, non sembra neanche inverno, mi verrebbe quasi voglia di fare un giro in moto se avessi la moto. Vediamo dai se riesco a ricomprarne una per almeno per l'estate. Conoscete i miei gusti, per cui sapete già su cosa sono indirizzato, altrimenti dai ve lo dico. Mi piacerebbe portare a casa o
un KTM 1290 Super Duke, possibilmente terza serie, oppure una Ducati Multistrada che ho guidato la scorsa estate sia in versione S sia in versione enduro a noleggio, però da mettere in garage cercherei una Pikes Peak, che è la versione con cerchi alleggeriti e sospensioni di qualità, non elettroniche ma Ohlins di ottima fattura. Se conoscete qualcuno che vende una 1260 Pikes Peak, fatemi un fischio, perché per l'estate conto veramente di tornare in sella, di tornare a muovermi su due ruote. La passione in questo caso non si spegne mai, nonostante abbia avuto un incidente importante ormai 2 anni fa, praticamente sono quasi 2 anni esatti. Guardate qua il nevischio all'ombra ancora. La VM mi segna, sì, il giro di prima non so perché, ma non mi ha preso un paio di fermate nonostante abbia fatto la strada giusta. Vabbè, succede, sbaglia anche il GPS, anche le macchinette sbagliano. Infatti mi sono dovuto ricontrollare il turno per essere sicuro di non aver saltato fermate, ma invece solamente la macchinetta che non me le ha agganciate. Ogni tanto hanno vita propria anche le macchine. Stiamo passando ancora Villanova Grotte, hanno massacrato davvero tutte le strade per tirare i cavi della fibra, immagino siano. Mangiate tutto il Friuli, tutto il Friuli, tutta la provincia di Udine, tutte le strade dei paesini scavati per passare i cavi. Poi ho notato con piacere che tante strade sono anche già state riasfaltate. Direi che sicuramente una moto può togliere belle soddisfazioni con le strade nuove fatte. Facciamo passare. Io sono lento e sono ingombrante. E sono anche un po' in ritardo, ma vabbè, ci qualche minuto è più che accettabile. Non avendo nessuno a bordo, non rischiano neanche di perdere coincidenze, per cui non mi interessa recuperare quei pochi minuti di ritardo che ho adesso.